Passiamo al vincitore della sessione studi e ricerche, Elisa Curti, che invito qui vicino, bionde tutte e due, mi sono un attimo confusa. Elisa Curti, le note biografiche che leggo io sono proprio minime per raccontare un po' il personaggio. All'ingresso del teatro avete ricevuto tutti un libretto dove c'è una biografia molto estesa di ciascuno dei nostri premiati di questa sera, quindi è molto più interessante da leggere. Elisa Curti è laureata in lettere classiche alla Scuola Normale di Pisa e collabora stabilmente con il Dipartimento di Filosofia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna. I suoi interessi di ricerca di taglio filosofico, filologico e critico si sono concentrati sulla letteratura medievale e rinascimentale con la pubblicazione anche di numerosi saggi. Ha inoltre ampliato i suoi studi in direzione otto-novecentesca dedicandosi alla figura di Olindo Guerrini, che ritorna. Motivazione del premio. Elisa Curti vince il Guidarello Romagna, sessione studi e ricerche, per la cura del volume Tra le carte di Olindo Guerrini, carteggi, erudizione, autografi di rime, gastronomia rinascimentale, pubblicato a cura del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna. Il volume, oltre ad essere un omaggio al centenario guerriniano appena concluso, si presenta come il primo momento di un progetto che si propone di portare alla luce materiali inediti che testimoniano la varietà di temi e di interessi di Olindo Guerrini. Un lavoro di recupero e di rivalutazione delle carte guerriniane che concorre a ridefinire i contorni di una figura tanto poliedrica quanto imprevedibile del nostro Ottocento letterario. E a questo punto lascio Elisa Curti a Bruno Vespa. Allora, questo doveva essere un personaggio assolutamente stravagante. Intanto questo aveva, non si è mai capito come si chiamasse, perché aveva quanti pseudonimi? Una marea di pseudonimi. Perché? Per curiosità, per stravaganza, per gusto dello scherzo letterario, per divertimento, per gioco anche goliardico con colleghi amati e non amati. È un personaggio che appunto nella sua poliedricità in una molteplicità di nomi e di pseudonimi. Anticlericale incallito. Anticlericale incallito, tanto che alla sua morte ci furono anche dei necrologi molto poco benevoli proprio per questa sua dichiaratissima, esplicita presa di posizione. Poeta, letterato, scapigliato, fotografo, un appassionato di fotografia, uno dei primissimi poeti in bicicletta. Ci sono questi percorsi di Olindo in Romagna con la sua bicicletta anche alla ricerca delle tracce di Dante. È un personaggio che era il direttore della Biblioteca Universitaria di Bologna, quindi una posizione assolutamente, diciamo, nei ranghi, nei ruoli, e che invece continuamente... Gli anni della maturità quali sono? Della sua maturità letteraria? Lui muore nel 16, gli anni della maturità letteraria sono a cavallo. Ecco, mi interessa, ha avuto qualche tratto di futurismo lui o no? Non ha fatto in tempo a meno di non voler interpretare questa sua passione sfrenata per la lingua e per tutte le possibilità della lingua, anche dialettale, come in qualche modo una vena che anticipa il futurismo. Però, insomma, bene, complimenti e auguri. Grazie. Grazie. Per la consegna del premio invito sul palco Luca Boccaccini, agente generale Coface, membro del consiglio di amministrazione Credit Partner e presidente di Idea Job. Qua il guidarello per Elisa Curti, io mi sposto così voi potete fare la fotografia. Grazie.